La tenuta di Suvignano, nel Senese, strappata alla mafia ed assegnata alla regione toscana, apre i suoi cancelli al pubico con una festa che si terrà il 23 giugno prossimo. Suvignano torna assessore a Nuova Vita e la regione punta anche a farla diventare un centro di sviluppo per l'economia locale, quindi ripartire dalla legalità ma ripartire anche dall'economia. Sì, questo è il senso. Noi abbiamo deciso questa giornata del 23 di fare questa iniziativa per due motivi. Io la prima volta che ci andai, vedendo tutta quella tenuta enorme, con i casolari, la villa eccetera, ebbi l'impressione diretta di quanto, diciamo, sia potente la mafia e quanta presenza ci fosse anche nella nostra regione. Quindi il 23 spero ci siano tante persone, perché è giusto che sia anche una giornata della consapevolezza di quanto terribile sia questo fenomeno, di quanto sia importante combatterlo e di quanto sia presente anche nella nostra regione. Secondo, però, anche la giornata, diciamo, della serenità, di essere contenti che tutto questo, che era un bene delle mafie, a suo tempo, troppo tempo, confiscata alle mafie, oggi finalmente torna a tutti i toscani, e quindi è giusto che più persone possibili, singoli, famiglie, vengano a vivere questa giornata volutamente fatta anche con iniziative culturali, con iniziative di approfondimento, per essere contenti, diciamo, di questo riappropriarsi di un bene delle mafie e provare anche a progettarci cose nuove. Senza dubbio, quello che diceva lei, primo, è che la tenuta ora bisogna farla funzionare con degli investimenti per renderla adeguata agli standard che servono, ma anche con prodotti nuovi, con un'attenzione al biologico, un'attenzione alla filiera corta, alle cose che caratterizzano l'agricoltura toscana. E l'altra cosa è che per questo Suvignano è uno dei beni confiscati più grossi a livello nazionale, senz'altro il più grosso in Toscana. Può diventare un simbolo forte della lotta alle mafie, della lotta per la legalità, e quindi lì si dovrà concentrare l'attività verso i ragazzi, verso i giovani, l'attività di documentazione. Insomma, piano piano deve diventare un presidio che guarda anche a quello che dobbiamo fare. Anche in Toscana ci sono le mafie, bisogna che venga fuori la consapevolezza di questo e la reazione di tutta la società toscana e delle sue istituzioni, non solo delle forze dell'ordine e della magistratura che operano, si sa bene, in questa regione da tempo. Diciamo che nel tempo la normativa, se ci ricordiamo, io ho partecipato anni fa a una manifestazione perché ci fu anche il rischio che questo bene potesse essere messo all'asta anche ai privati e quindi con il pericolo, diciamo, potesse tornare in mano alle mafie. Negli anni sia la legislazione sia l'operatività dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati ha avuto qualche problema, c'è debolezza nella restituzione dei beni, è una debolezza che c'è tuttora, però oggi, diciamo, c'è una legge che consente anche di fare un po' più le cose. Noi eravamo in contatto con il precedente direttore, ora abbiamo settimana prossima un'ulteriore riunione con il nuovo direttore dell'Agenzia dei Beni Confiscati. Io credo molto che dopo la confisca di secondo grado, quando ancora manca del tempo per la confisca definitiva, però ci debba essere subito un contatto fra agenzia e livello territoriale per individuare su ogni bene che tipo di progetto fare. E noi siamo disponibili per essere questo contatto, lo sono i comuni, questo bisogna concretamente farlo. Suvignano è un esempio di questo, perché dal momento in cui questo è stato possibile, dal momento in cui abbiamo potuto parlare con l'agenzia del progetto,
le cose si sono velocizzate e siamo arrivati a fare una cosa, credo, unica nel panorama nazionale, perché è la prima volta che un'azienda viene in qualche modo incorporata da un'altra azienda, in questo caso pubblico ovviamente, che è Ente Terre. E quindi, insomma, se si vuole si può stringere i tempi e noi siamo disponibili per fare tutto ciò che è possibile. Insomma, essere fermi in quella che... No, anche la nostra magistratura, perché anche in Toscana c'è stata una magistratura che ha fatto tanto contro la mafia, le stragi di mafia, bisogna essere fermi a come dire, difendere il grande valore del lavoro che è stato fatto dai magistrati e mettersi a disposizione non per fare ulteriore confusione, ma per dire attenzione, perché noi siamo presi da cose anche seppur importanti, ma un po' più piccole di questa. In realtà se una forza come la mafia, che adesso non è strutturata in Toscana, ma agisce molto, rischia di attecchire, allora cambia, stravolge totalmente quello che è il nostro DNA, la nostra pulizia, la nostra eticità di una regione. Quindi bisogna, come dire, reagire tutti. Abbiamo fatto noi questo rapporto, siamo alla terza edizione con la Normale di Pisa per questo motivo. Cioè, il fenomeno va conosciuto e va, come dire, io sto andando su tutti i territori a far conoscere questo rapporto, nei consigli comunali, cercando di trovare accordi per formare dipendenti pubblici a capire quando si arriva a subdorare il profumo di mafia, di criminalità organizzata. Insomma, è una cosa che non si può riservare solo alle forze dell'ordine e alla magistratura, d'altronde lo diceva anche Falcone, è una cosa che richiede la reazione di tutti. La giornata del 23 serve anche a questo, a maturare in tutti noi questa consapevolezza. Lì ci saranno dei testimoni che queste cose l'hanno fatte con decisione, esponendosi al rischio, al pericolo anche personale, e so, questo è la riflessione, lo spunto, la spinta che vogliamo dare anche con il 23. L'evento sarà anche un momento di riflessione, oltre che una festa, per vivere un bene che è tornato di tutti, ma anche per parlare delle mafie. L'iniziativa coinvolge i comuni senesi di Monteroni d'Arbia e Murlo. Ci aspettiamo una grande festa, una giornata, perché recuperare più di 700 ettari all'idea di una legalità partecipata e condivisa poteva apparire scontato, non lo è. 12 anni fa nessuno ci avrebbe scommesso, e quindi ci aspettiamo che ci si renda conto di quanto la Regione Toscana, con questo presidio legato alla terra, alla storia della Val d'Arbia, la fattoria di Sovignano fa parte di una vicenda antica, le lotte mezzadrili, l'emancipazione di una cultura contadina che ha creato la bellezza che dalla Val d'Arbia alla Val d'Orcia si snoda oggi in una dimensione internazionale, è frutto del lavoro dell'uomo, e all'insegna del lavoro e dei diritti oggi torniamo a Sovignano. Ci aspettiamo che ci si renda conto di questo, sarà una grande scampagnata, una festa nei prati, un picnic degno di questo nome, musica e idee, insieme ad un paesaggio magnifico. All'evento parteciperanno anche Antonino De Masi, imprenditore calabrese che da anni vive sotto scorta per aver denunciato il racket, e la giornalista Federica Angeli, sotto scorta anche lei dal 2013 per le sue inchieste sulla mafia romana. Spazio però anche alla musica, con la street art band Badabim Boom Band e i Modena City Ramblers, teatro ed occasioni per picnic all'aperto con i prodotti agricoli e la filiera corta del territorio. La giornata del 23 per noi rappresenta un nuovo inizio. Dopo tanti anni in cui abbiamo, insieme agli altri enti del territorio, la Regione Toscana e il Comune di Murlo, seguito e stimolato
l'assegnazione del bene alla comunità e quindi il ritorno appunto di questo bene confiscato al territorio. Il 23 di giugno è una giornata in cui celebriamo questo importante risultato. Per noi Sovignano rappresenta anche una grande opportunità di sviluppo e di promozione del nostro territorio per quella che è l'enorme potenzialità che l'azienda rappresenta. Vogliamo realizzare un po' un progetto pilota, far tornare, restituire alla legalità un pezzo importante del nostro territorio. L'azienda agricola Sovignano e questa presenza indesiderata dell'organizzazione malavitosa del nostro territorio ha rappresentato una ferita. Ecco, con il 23 di giugno si inizia a rimarginare, a recuperare questo pezzo di territorio e a recuperare questa ferita a cui noi teniamo molto, perché il patrimonio culturale è fondato su dei principi di cui la legalità è sicuramente uno degli elementi fondanti dei nostri territori, della nostra realtà. Con il 23 di giugno vogliamo continuare e riprendere a riaffermarlo. E dal 29 giugno all'8 luglio ci sarà un campo sperimentale fatto nella tenuta di Sovignano, che rientra fortunatamente, dopo una lunga attesa, in possesso della cittadinanza, della comunità, dei ragazzi e delle ragazze che noi speriamo la occuperanno e da quest'anno in futuro in grande massa. È una festa, è un momento importante, lo festeggeremo il prossimo 23 giugno collettivamente. Sperimentiamo, perché bisogna capire che le strutture vanno tutte messe in sicurezza, dunque questo è un primo anno di studio anche, e questi 20 ragazze e ragazzi del campo che l'ARCI farà lì ci aiuteranno anche a capire come è meglio fare. Quindi possiamo dire che ci saranno iniziative anche in futuro, questo è un primo step, iniziative in futuro per diffondere i semi della legalità a Sovignano. Certo, noi vorremmo, e questo è anche l'auspicio della Regione Toscana, a cui noi partecipiamo ovviamente con entusiasmo, che Sovignano sia una capitale regionale, ma credo anche a livello di quadrante nel centro Italia, per il valore simbolico che ha, non solo per la lunga traiettoria che ci ha portato fino a questo momento, ma per il grande valore per quanto riguarda l'affermazione della legalità e soprattutto l'affermazione della legalità presso le nuove generazioni. La storia della tenuta di Sovignano inizia nel 1983 con il giudice Giovanni Falcone, che sequestra l'azienda una prima volta all'imprenditore palermitano Vincenzo Piazza, sospettato di aver rapporti con Cosa Nostra. Il costruttore siciliano ne rientra successivamente in possesso tra il 1994 e il 1996. Arriva il secondo sequestro. Nel 2007 la confisca definitiva. Nei mesi scorsi, dopo un lungo iter in cui è stata anche la possibilità che la tenuta fosse messa all'asta, è arrivata l'assegnazione della regione che la gestisce attraverso Ente Terre. Tutto ha inizio nel 1983, quando il giudice Giovanni Falcone sequestra per la prima volta questa azienda ad un imprenditore palermitano, sospettato di avere rapporti con Cosa Nostra. L'intervento di Falcone però non basta. Il costruttore siciliano rientra presto in possesso della tenuta. Dopo successivi sequestri e l'affidamento ad un amministratore giudiziario, la confisca e la condanna definitiva arrivano nel 2007. Passano altri anni, per la precisione 11. Sovignano torna patrimonio dei toscani. In questa terra si spargono oggi i semi della legalità. A Sovignano si incontrano la natura e chi la vive. Suini di cinta senese, le pecore sarde, cavalli San Fratello che arrivano dalla Sicilia e i ciuchi di Ragusa. Simpatici protagonisti delle visite alla fattoria didattica, molto amati dai bambini. Qui coltiveranno soprattutto i valori. Sarà infatti sede di iniziative educative e di contrasto alla criminalità, che si sconfigge solo con la conoscenza e la cultura. La Regione Toscana organizzerà nella tenuta un campus permanente sulla legalità e i campi antimafia, ai quali partecipano ogni anno in tutta Italia migliaia di giovani. C'è poi l'agriturismo, in una zona strategica e attraente, per chi decide di viaggiare e di seguire gli itinerari della campagna senese o quelli della spiritualità, in un luogo segnato dal vicino passaggio della Via Francigena. Coltivazioni, agricoltura, allevamenti, turismo, un luogo dove generare ricchezza sociale e ambientale. Questo è solo l'inizio, perché a Sovignano, dove un tempo la mafia riciclava i soldi sporchi e faceva affari illeciti,
adesso si farà cultura della legalità. Una nuova storia, un futuro diverso da scrivere. Suvignano è pronta.